Buongiorno, sono già di nuovo qua perché ho fatto un super ordine velocissimo di brochet ed è grandissimo e ho sbirciato un po' nell'ordine, ci sono un sacco di novità rispetto al solito, è anche pesante e quindi cominciamo subito. Vediamo, 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 sono molto curiosa. Allora, io pesco, ci sono novità, fine serie, un sacco di cose. Must have, evergreen, tutto questo. Allora, cominciamo. Non so, quasi quasi verrei da fare così, e chi pesco pesco. Allora, no, dai, andiamo un po' più con senso. È difficile partire, però parto, dai. Partiamo con questi. Allora, partiamo con questi. Questi sono un ordine di una cliente e sono le creme della linea Elixir Botanique. Sono quella da notte e quella da giorno, ne ho prese qualcuna in più. Sono molto buone, sono molto fresche, anche leggere, secondo me, io le ho provate e sono piacevoli, non danno fastidio, soprattutto quando le si mette, proprio adesso, tra l'altro, nei mesi ancora un po' caldi. Secondo me sono molto meglio che non sono ricche, ma non pesanti. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Cosa prendiamo? Vabbè, ok. Saltiamo un po' generi perché qua questa è una crema. Adesso invece prendo il... Anche questo l'ho già acquistato parecchie volte, non solo per me, mi è stato richiesto e tra l'altro richiesto da un uomo. Per cui è un ottimo prodotto. Sono queste fiale, mi sembra che siano quattro, non mi ricordo già più. Sono quattro fiale. Da utilizzare per un mese più o meno circa. Ogni fiala mi sembra che tiene dentro quattro dosi, diciamo, e vanno intervallati i giorni, messi sulla cute, queste gocce, e danno appunto questo effetto di no, danno questo effetto. Fanno in modo tale che i capelli siano favoriti nella crescita e invece al contrario sfavorita la caduta. Andiamo avanti invece, sempre con un altro ordine di una cliente che è questa acqua micellare della linea Pure Camomile. È un'acqua micellare per pelli sensibili, è struccante e lenitiva. Questa io personalmente non l'ho provata, ma anche perché ho a casa un sacco di acque micellari anche di linee precedenti che sto cercando di smaltire. Non la uso tantissimo l'acqua micellare, nel senso che uso principalmente lo struccante, perché uso magari i trucchi waterproof, per cui bisogna andare un po' più strong, e lo struccante, che tra l'altro, vediamo già che tra l'altro c'è in versione sia da 100 sia da 200, è ottimo, nel senso che io tengo ad esempio sempre la versione da 200 in bagno, in armadietto, tanto è grande e la posso usare giornalmente, mentre questa è ottima per i viaggi, piccola, comoda, però hai sempre dietro il tuo super struccante waterproof bifasico. Poi andiamo avanti, queste stanno un po' in mezzo al mercoledì, eh? Ok, andiamo avanti, altro prodotto molto utile per l'estate, anche se adesso siamo sul finire dell'estate, è un alleato per le gambe. Queste sono si chiama gambe leggere, nel senso che dà una sensazione di fresco, è adorabile il profumo, o meglio, c'è chi piace, c'è chi non piace, nel senso che io personalmente devo lottare con il mio marito perché quando lo metto lui comincia a fare che fastidio, invece è buonissimo perché addirittura apre anche le narici, nel senso che volendo hai il raffreddore puoi mettertelo qua sotto, a parte il bruciore che è meglio di non fare, però mettertelo qua sotto perché ti apre, sembra un Vixines. Ops, ho detto Vixines, vabbè. Comunque sembra, no? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cosa ho acquistato? Ah, ok, ho acquistato sempre per una cliente tre lavamani. Allora, tre lavamani, uno all'Olive Petit Grain, che è molto, questa è una profumazione secondo me molto buona. Cioè, l'avevo, non dico sottovalutata, ma non l'avevo tanto
addocchiata inizialmente, ma l'ho poi utilizzata, provata, è molto piacevole perché è molto fresca, quindi ottimo adesso. E poi questi altri due, che sono in realtà delle le profumazioni di questo Natale, cioè del Natale scorso, diciamo del 2021, ok? Sì, del Natale passato, però in quest'ordine era possibile, c'era la possibilità di fare degli ordini su questa fine serie, e siccome sono molto buoni entrambi, questo è molto, cioè, anzi, cominciamo da questo. Questo è un profumo molto invernale, molto dolce, è proprio arancia al cioccolato, cioè uguale, e quindi più per l'inverno direi, mentre questo è mora classica ed è utilizzabile quindi insomma tutto l'anno e anche buono per l'estate. So, andiamo avanti, dai, visto che siamo nella zona di, come si dice, di questa fine serie, vediamo di recuperare tutto quello che c'era. Dove sei? Non mi sembra. Aspetta, te. Ok, si era nascosto. Ok, un'altra cliente mi ha ordinato, aspetta che riesco a farvi vedere, c'era un set da 5 euro, quindi super conveniente, dei bagno doccia, del gel doccia, sempre di questa linea, arancia fondente e mora incantata, mi sembra che si chiamasse, ok? E vale quanto detto per i lavamani, le profumazioni sono identiche, sono buonissime. Andiamo avanti perché io... No, scherziamo. Faccio un po' di confusione, perché ci sono anche dei set, quindi non mi ricordo bene come si, insomma, mischiavano le cose, però... Però adesso tutto a posto. Allora, poi c'era un altro set che questo ho preso io, perché io uso, ho scoperto... il gommage, insomma gli scrub, e spesso e volentieri, soprattutto adesso a fine estate, lo uso in doccia. Questo, se non ricordo male, credo sia anche lavante. Aspetta, da qualche parte ci sarà scritto. Ecco, qui è difficile trovare la scritta in italiano. Lo profumo... no, vabbè, non c'è scritto, però mi sembra che questi siano anche lavanti. In ogni caso, buoni, io uso poi sempre anche... il bagno schiuma, e con questo set da due scrub in oil c'era la vaschettina in metallo sempre di Natale, che ero l'unica non averla della famiglia, e quindi io ho detto vabbè, prendo questo set, oltre che mi piace anche così finalmente ho anch'io la mia vaschettina che posso utilizzare per mettere i prodotti o qualcos'altro, perché non lo so ancora. In realtà potrebbe essere usato anche come portafiori. Andiamo avanti, perché non mi ricordo. Allora, c'era qualcosa in coordinato con questo. Allora, aspetta, ci sarà qua dentro. Però devo beccarlo. Adesso lo trovo. Erano credo delle creme mani. Però sono piccole, quindi sì. Eccole qua. Trovate. Sempre un'altra cliente. Anzi, vabbè, sempre un'altra cliente. Mi ha ordinato... le due creme mani di arancia fondente che erano in set insieme a questa carinissima bustina, ve la faccio vedere, carinissima, di stoffa, che era del, appunto, tema Natale. E porta quel che vuoi, oppure fai un regalo. E allora ricompongo tutto, allora la cliente non si formalizza, diciamo che è una cliente speciale, quindi anche se non lo rifaccio benissimo il pacchettino, ma guardate, è venuto benissimo, anzi adesso puoi mettere insieme le cremine in un bel pacchettino. Poi andiamo avanti, allora c'era un altro set, in realtà di due prodotti che erano in sconto, della linea Pure Mint, di questo detergente 3 in 1, perché è ovviamente sia un detergente ma è anche scrub e antipuntinieri. Allora, se non ricordo male, allora lo apro perché ho questo per me e quindi posso. Sì, ma sembra così, è questo. Se non ricordo male, io l'avevo usato, era, si chiamava diverso la linea, però era simile l'idea, insomma era un 3 in 1 con un leggero scrub, e insomma che in realtà è da lì che mi è iniziata l'idea, sia per il viso,
sia per il corpo, perché effettivamente dopo questi lavaggi con questo scrub la pelle rimane effettivamente molto più morbida. Fatto con la cadenza giusta ti rimane una bella pelle morbida. Quindi questo, poi valuterò esattamente la profumazione e quant'altro, l'efficacia, ma se non ricordo male è esattamente quello che avevo già usato. Poi andiamo avanti. Secondo voi questo l'ho preso io? Sì, ah sì, ecco, sì. Questo, sempre della linea Pure Mint, quindi diciamo che questa linea è un po' per pelli un po' grasse e con imperfezioni, quindi. Questa è una maschera al carbone, anche questa esisteva con un nome diverso e l'ho già provata ed era bellissima, una delle maschere che ho fatto di più, nel senso che altre dopo un po' mi stufavo, ma questa l'ho fatta molto e è una maschera che ti spalmi tutta questa bella cremina di questo fantastico colorino, diventi tutta bella grigina, poi dopo si secca e poi dopo tu lo lavi. E anche lì la pelle morbidissima. Poi con altre creme più o meno della linea vai a definire insomma tutto il trattamento del tuo viso. Andiamo avanti, vediamo qua. Allora, se riesco, devo. Allora, come devo svuotare? Allora, devo svuotare questo sacchetto cercando di non far casino. Però vabbè, adesso facciamo così. Visto che mi metto in mano un'altra cosa, Velox. Questi sono i dischetti di cotone, come vedete sono giganteschi, nel senso che sono comodissimi per quando uno deve struccarsi e ha un trucco magari abbondante, nel senso che ha sia occhi che intero viso, e quindi sono con un unico dischetto riesci a fare tutto. E quindi sono buoni, sono ottimi perché sono comunque molto morbidi, come dice qua, sono appunto 100% fibre di cotone e quindi naturali e quindi non aggressive, cosa che ho trovato in altri cotoni invece. Poi vado avanti, allora vado avanti con questi cosini, campioncini che erano qua, che adesso non mi ricordo esattamente che cosa erano abbinati, ma sono dei. Ah, ma sono diversi. Ok, due sono uguali e uno diverso. Allora, sono dei fondotinta, credo tutti. Sì, sono dei fondotinta. Questi hanno addirittura la protezione. No, aspettate, leggo e poi vi dico. Allora, sono dei fondotinta. Sono dei fondotinta. Oh, non riesco a dirlo, aspetta, sono di fondotinta, qui c'è scritto durata 10 ore, il colore è lo stesso beige 200, questi due sono luminosi e questo invece è matte, basta, dovrei dire, anti-pollution, ok, questo è mattificante e pori minimizer e questo invece è il contrario, anti-pollution e Radiance Revealing. E vabbè, erano associati, se non ricordo male, forse alla crema viso. Quindi due. E poi a qualcos'altro, forse al Pure Mint. Vabbè, li accoppierò a chi mi pare piace. E allora io uso poco il fondotinta, per cui in realtà questo potrebbe bastarmi per anni. E quindi vabbè, se c'è qualcuno che ha qui qualche cliente cui regalarlo per farlo provare, lo do volentieri. Oh, comparso un altro, super matte. E quindi due, due, no? Quindi non so chi erano abbinati. Vabbè. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Ho comprato un combo di mini proprio per far provare alle clienti di questa linea di Pure Alg. Io sto provando la mousse detergente, molto buona. E questo è l'acqua micellare, due in uno, quindi è make up removing, quindi il struccante anche per pelli normali miste. E mentre questo è un gel detergente. E mentre questo invece è una crema. Quindi ho provato a prendere dei kit, diciamo, di prodotti formato in Italia per poterlo far provare alle clienti. Poi, io credo di aver preso, ma è uno? Vabbè, sì, non lo so. Era uno. Ho preso il Bordeaux Cacao della linea sempre natalizia di
mora, perché ho quello all'arancia e non avevo quella mora, però ci tenevo a provarlo. E quindi, siccome è un po' profumazione, l'ho ripreso, perché ce n'era l'occasione. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. A proposito di profumazioni, ho preso... Questa è una super finiserie, tra l'altro adesso non ci sono, mi sembra che questa profumazione non c'è più, però era un po' una curiosità da mandorla e fiori d'arancio, quindi l'ho preso. Allora, questa è un'acqua profumata per il corpo e per i capelli e mi piace un sacco, ne ho altre e le ho scoperte anche lì l'anno scorso e sono molto fresche perché d'estate appunto uno magari non vuole mettersi un profumo molto pesante o comunque tanto è in, come si dice, magari è in spiaggia, cose così, quindi dove... profumo diciamo un po' sprecato così, però una voglia di freschezza e quindi cosa fa? Prende l'acqua profumata ai capelli e se la... aspetta, e se la spazza così, ok, e questa è diciamo come mangiarsi una pastiera sostanzialmente. Buono. Allora, sì, tra la pastiera e un po' quelle mousse, mi ricorda anche una mousse di quelle anticontusioni, però no dai, però buono dai. Poi, andiamo avanti. Ecco, adesso ho fatto l'errore, nel senso che mi sono spruzzata così nell'aria tutta questa roba, ma ho altri due profumi da provare. Come faccio? Vabbè, allora andiamo avanti. Andiamo avanti con... Ma scusa. Aspetta. Ah sì, no, non ne ho preso uno forse. Aspetta, sto facendo confusione poi. Ho preso questo. Che cos'è? Questo è il gel detergente, gel detergente igienizzante mani. Ha questa nuova profumazione, alga selvaggia, no, sì, alga selvaggia e qualcosa di marino. Vabbè, metti una roba del genere, vediamo com'è, diciamo. Allora, io sono molto, cioè, come si dice, li uso un po' parecchio, no? I gel detergenti e anche i gel igienizzanti e certi puzzano davvero troppo. E oppure ti rimangono le mani appiccicaticce. Allora, questa la profumazione mi piace. È abbastanza anche alcolico inizialmente, quindi deve avere anche un buon effetto igienizzante. E poi, buono, fresco. Quindi questa profumazione è approvata anche per il gel mani. Quindi finirà nella borsa della scuola che tra un po' sta per iniziare. Vabbè, dai, ce la faremo. Poi, andiamo avanti. Cosa volete sentire adesso? Dai, vi faccio vedere che cosa. Aspettate, prima li metto tutti qui, poi li prendo su perché sennò è un casino. Allora, ce ne sono un po', sono tutte delle mini taglie. Perché, come avete visto, già dal gel igienizzante, eccoli qua, stanno cambiando, diciamo, complessivamente il pack, ma introducendo anche dei profumi nuovi per quanto riguarda i bagnoschiumi. E quindi ho deciso, in realtà questa è stata, come si dice? Allora, volevo provarli, perché appunto, essendo alcuni nuovi e comunque alcuni magari modificati, ho fatto un ordine rapido e quindi ho approfittato dell'offerta rapidità di cui facevano parte tutti questi campioncini di questi bagnoschiuma. Quindi, ve li faccio vedere e vediamo. Allora, questo mango mi sembra che era mango e coriandolo, una profumazione già presente. Sì, corretto. E sono la linea, si assomiglieranno molto tutti perché avranno questi disegni eccetera, riprenderanno un po' i colori della profumazione che c'è all'interno. Poi ad esempio noci di cocco, anche questo se non ricordo male, oh madonna, questo però è mangiabile, nel senso che sa di cocco un sacco. Poi andiamo, lampone e menta, buono anche questo, era uno dei miei preferiti. Sì. Molto buono, questo è buonissimo. Adesso li metto in ordine di... Poi, vaniglia. Guardate che carina la vaniglia verdina. Vaniglia già non mi piaceva e continua a non piacermi troppo. Poi, cosa c'è?
Aspettate, perché alcuni... Ok, latte corpo. C'è il doccia, latte corpo, latte corpo. Alcuni sono del latte corpo. Forse ho sbagliato, fatemi vedere. No, questi qua sono tutti gel doccia. Ok, andiamo avanti allora con i gel doccia. Un altro è questo, è Argan, Argan e rosa, petali di rosa. Anche queste sono le profumazioni che c'erano già, compresa questa. Allora, questo è un'altra formazione che non mi piaceva. E forse dopo la vaniglia anche. Ok, questa è la mia classifica per ora delle profumazioni che c'erano già, a partire da di qua, primo classificato, secondo, terzo, quarto e quinto. Ora vediamo dove si inseriscono le nuove profumazioni, che sono due. Uno è quell'alga selvaggia, marina, eccetera, che, di cui vi parlavo con il gel detergente, e vediamo com'è venuto il bagno doccia. Allora, fresco, quindi tra l'altro secondo me fresco e unisex. Diciamo che anche un po' il colore lo potrebbe suggerire. Sì, nel senso che non è magari tanto dolce come lo è ad esempio, ho sbagliato, come lo è ad esempio lila, lampone menta. Però lo metto in... fatemi restringere il mango. Lo metto in seconda posizione. Vediamo invece l'ultima profumazione nuova, che è fiori di prato e qualcos'altro, che però non capisco. E forse mi ricordavo Erika e fiori di prato, ma vabbè. Annusiamo, vediamo. No, allora, una profumazione che non saprei bene dire, sì, è vero, assomiglia, bene anche l'altro, cioè alga marina, che è che l'hanno usata l'alga marina. E questo, sì, è una profumazione molto leggera. Dove la metto? Dopo il cocco. So, quindi è questa la classifica finale, non ce la farò mai a prenderle tutti, questo è pure girato. Questa è la classifica finale. Primo classificato rimane il... lampone menta, secondo ho messo perché per la freschezza, soprattutto il nuova profumazione alga marina, terzo coriandolo e poi a seguire cocco, i fiorellini, la vaniglia e l'argan. Però diciamo che buone le profumazioni nuove, sono comunque da provare bene, soprattutto sotto la doccia, perché poi alcune volte con il calore sprigionano nuove, come si dice, cosi olfattivi. Vabbè, poi sempre nell'offerta rapidità c'erano anche i corrispettivi, perché come sapete tutti le profumazioni del bagno doccia hanno il corrispettivo latte corpo, e qua c'erano appunto il latte corpo sia dell'Argan, che forse mi piace più della, come si dice, del bagno schiuma, è più leggero. I fiori lì di campagna e poi anche il... l'alga marina. Ed eccoli qua. Poi andiamo avanti, mancano due cosine e sono non una novità, nel senso che appunto come per questi una rivisitazione del packaging delle acque profumate. Come vedete, prima avevano più o meno tutte questo disegno così in bianco della profumazione, con un disegno più particolare della profumazione, invece adesso diventano più o meno così. Questa, come vi dicevo prima, mandorla e fiori d'arancio non ci sarà più e verrà sostituita con, credo, se non mi ricordo male, tutte quelle che vi ho fatto vedere qua. Non tutte forse, però vabbè, più o meno. E questa è quella al cocco, faceva parte del raggiungimento della quota da 200 qualcosa, insomma, dell'ordine. Cocco, direi, cocco classico. Infine, ultima cosa che ho voluto provare è questo. Questo lo apro perché l'ho preso per provarlo, perché volevo assaggiarlo. Quindi apriamo il nostro profumino. Sempre che ci riesco.
Allora, mentre cerco, così comincio a parlare. Allora, ve lo faccio vedere. È questo, come vedete anche qui stanno cambiando i packaging completamente. Era dei... Sorry, ho scaduto una roba per terra. questo è nuovo, cioè proprio una nuova profumazione. E fa, entra a far parte di quella linea dove c'erano altre profumazioni tipo... Plein Soleil, Sal d'Azur, Coup de Nuit e bla bla bla. E ancora un'altra, Tropical Temptation, che esce invece. Cioè rimangono sempre le sei, ma quella Tropical Temptation esce, che era quella che piaceva di più a me. Guarda caso, sempre così. Vabbè, vediamo se questa lo sostituisce degnamente con una buona profumazione. Oh, mancavo di più. Ce l'ho fatta. Allora, devo dire che in questo momento ce n'è un po' di profumo in giro. Non so se sentirò qualcosa. Devo, secondo me... Allora, vi faccio vedere anche il pack interno. È diventato molto... Allora, devo dire sinceramente, sia il pack esterno, sia quello interno, sono diventate molto più eleganti. Gli altri erano un pelino più dozzi, col tappino nero un po' più lungo, e l'etichetta colorata con il disegno. Bene, torniamo, scusate l'interruzione, ma il telefono era pieno, quindi stavo dicendo, cambio del packaging interno ed esterno, secondo me cioè, più bello, nel senso che sia i disegni sono molto più eleganti che anche il pacchettino interno. E ora vediamo, dicevo, la problematica sarà usarlo senza essere confuso da tutti questi altri odori che ci sono in giro. Non so, vediamo tipo una... cartina di qualcosa che ho qua in giro e lo spruzzo su e vediamo. Ho spruzzato sul dito, no, va bene. Allora, vabbè, c'è da giudicare ancora poi, ma questo lo potrò dire più avanti, quanto dura, eccetera, eccetera. Il profumo, allora, non è paragonabile con Tropical Temptation, nel senso che è proprio diverso, e secondo me è più come si dice, è più intenso. L'altro era più fresco, ce ne sono altri più freschi. Questo mi ricorda un profumo di marche note, che non mi ricordo, però principalmente mi ricordo, ma non mi ricordo. È comunque un profumo buono. Dai, lo approvo, lo proverò e vediamo la durata, perché poi dipende un po' da quelli, nel senso che questa linea qui era una linea, comunque era un eau de parfum, quindi abbastanza leggera. E quindi anche la durata non era di quelle stratosferiche, però molto buoni. Quindi proverò il tutto e vediamo. Allora, poi per terminare questo video, adesso vedremo così cosa c'è nella scatola. C'è nella scatola le solite borsettine, però le vedo un po' gonfie, quindi dentro ci sarà qualcosa. Ah, ok, fammi vedere un po' cosa c'è. Vabbè, i soliti ricevutine per i clienti, poi due pacchettini con dentro dei campioncini, così guardando Velox vedo dei campioncini di gel marino, dei altri profumini, diciamo per capelli, cremine, profumini. Ok, perfetto, devo un po' rinforzare i miei campioncini e andiamo avanti. Poi vedo che ci sono gli album, sia il 12 che quello in A4 fino al 7 settembre, e poi ho già un'anteprima per l'8 di settembre, quindi sarà il nuovo. Fatemi guardare così, insomma, vabbè, in realtà ve l'ho già spoilerato con tutti questi campioncini. La novità saranno appunto la rivisitazione di queste linee con l'introduzione delle nuove profumazioni, e infine, cioè, guardate che cosa c'è già. Anteprime Natale. So, questo me lo voglio guardare da sola e poi lo scopriremo nel prossimo video, perché quindi nel prossimo ordine che farò entro il 28 settembre ci saranno anche loro, perché non posso non prendere le anteprime Natale, perché io voglio saperlo prima, cioè non so, non resisto di più. Ok, quindi il video è finito, perché sì, è vuota la scatola, il video è finito.
proverò a metterli insieme, vediamo se funziona. E vi saluto alla prossima. Non passerà molto, ve lo assicuro. Ciao ciao!